In studio la volta di Pompili e la domanda è sempre di Marco Corsi. Nel suo programma si parla di miglioramento dei collegamenti tra Cavriglia e il Fondovalle. In che modo? In maniera molto semplice. I collegamenti viari sono attualmente incentrati essenzialmente sulla strada provinciale delle miniere, con tutte appunto le varie fasi di recupero che hanno interessato da una parte il comune, come altri attori hanno avuto, vuoi la provincia, vuoi la regione, per un riassetto complessivo di quella che è l'area. È evidente che la zona di Fondovalle attrae non solo la maggioranza dell'impegno anche programmato del comune, come è logico che sia, ma anche la maggioranza delle energie e delle capacità di comunicazione. Noi pensiamo per esempio a tutti quei piccoli centri che hanno oggettive difficoltà a collegarsi con il Fondovalle, oggettive difficoltà collegate anche ai servizi che sono per forza di cose accentrati nel Fondovalle, uno su tutti, l'ospedale. So che ti toccare un tasto scoperto, dolente, che tutti toccano, ma è innegabile che quando si tocca questo particolare aspetto del quotidiano le persone si sentano particolarmente investite. Noi abbiamo pensato appunto a un miglioramento viario, nel senso di controllare e migliorare ulteriormente in alcune aree la manutenzione ordinaria delle strade. Faccio un esempio: alcune piccole frazioni richiedono da più parti dei bypass, delle cose che evitano, diciamo, la circolazione nell'ambito dei loro centri. Non è un'impresa di poco conto, ma credo che si possa realizzare con una oculata gestione dell'ordinario. Dall'altra, incentivare il trasporto pubblico. Avevamo preso in esame, a onor del vero lo devo dire, l'idea di poter creare dei bus circolari a cadenza, mutuando, e questo lo dico senza alcuna vergogna, il concetto del memo orario utilizzato per il trasporto ferro-gomma, che inizialmente, come allora Popolo delle Libertà, ci vide scettici. Invece in alcune zone, sono dell'opinione che bisogna sempre riconoscere le qualità laddove ci sono, ha dato buoni risultati. Penso ai piccoli centri dell'Interland fiorentino. L'abbiamo valutato con attenzione, ma riteniamo che qualora fossimo chiamati a governare il comune di Cavriglia, avrebbe un impatto di costi molto molto oneroso. Pensiamo però ad un incremento del trasporto pubblico, incrementando per esempio due o tre linee con cadenze più o meno ritmate, valutando logicamente con un'indagine introspettiva sui flussi di persone, verso il centro principale e verso il Fondovalle. Questo penso che sia una cosa che qualifichi positivamente il nostro programma di trasporto e comunicazione. Lei parla anche di sviluppo degli sportelli bancari e di aumento della presenza di sportelli bancari nel territorio del comune. In un momento di crisi economica pensa che questa possa essere una delle chiavi? Non credo che possa essere una delle chiavi, ma ritengo che sia una delle esigenze più fortemente avvertite. Nell'intero comprensorio del comune di Cavriglia, se non vado errato, ma credo di non sbagliarmi, esistono tre sportelli bancari, due afferenti al Monte Paschi, uno alla Banca di Credito Cooperativa, appunto nel Fondovalle, nella zona di Cetinale. Io ritengo, ritengo che anche se in questo momento esiste effettivamente una crisi alla quale nessuno si sottrae, sia necessario poter offrire la capacità di avere una libera concorrenza in termini di fruizione dei servizi bancari. Mi spiego meglio: molto probabilmente il gruppo Monte Paschi, che attraversa una crisi notevole che tutti voi conoscete, anche se ha inglobato buona parte delle banche toscane, non ha interesse nel fare sistema sul territorio di Cavriglia ed è sufficiente la sua posizione, che non dico monopolistica ma comunque egemone. Ma penso a tante piccole realtà bancarie, piccole e medie banche di interesse regionale e ancorché nazionale. Una su tutti, la Cassa di Risparmio di San Miniato, che non ho contattato personalmente, ma vedo che ha una politica abbastanza aggressiva sul territorio, penso alle recenti aperture su Montevarchi. Non credo che disdegnerebbe un'offerta di locali per potersi posizionare in terreni che hanno realtà di concorrenza bancaria. Ripeto, nessuna chiave di volta, nessuna rivoluzione copernicana, una sana concorrenza nello spirito che anima il centrodestra da sempre. Perfetto, Silvia, ci sono sms? Sì, è arrivato un sms molto secco, quindi evidentemente è un problema sentito. Vogliamo la DSL anche a Cavriglia, quindi si chiede anche al candidato Pompili che cosa ha intenzione di fare per questo problema. Sono nel programma elettorale. È un elemento saliente del nostro programma elettorale, come credo il programma elettorale di tutti. È inevitabile che la DSL diventi un elemento qualificante se si vuole attrarre non solo industria, impresa o fare sistema. Penso al turismo rivolto all'estero, che oggi lavora, statistiche alla mano, all'84% in linea internet, e i siti di gestione turistica per la Toscana, ce ne sono alcuni in lingua tedesca che si occupano solo di Toscana, si muovono esclusivamente su internet. Quanto detto dal sindaco mi trova parzialmente concorde, non sono d'accordo con lui sulla scelta di Eutelia, perché Eutelia ha dimostrato i limiti, anche se Eutelia ha vinto la gara regionale.
ho vissuto in prima persona e ripeto, non ho tema ad ammettere la validità, il progetto banda larga gestito dalla provincia. Gestito in primis da un assessore, peraltro molto lontano dalle mie posizioni, apparteneva a Rifondazione Comunista, è un buon progetto. È un buon progetto e non capisco come mai Cavriglia non lo abbia adottato, sprombattuto, al di là del wifi, penso per esempio al Casentino che ha difficoltà orografiche grandissime e che è già totalmente servito. Il poter sommare, creare una sommatoria virtuosa tra il progetto banda larga e alcune realtà abbastanza vivaci nel nostro panorama informatizzato, citava Flynet, ne possiamo trovare molte altre, concedendo degli sgravi, concedendo delle postazioni hotspot, anche con tassazione zero, anche con l'utilizzo di aree pubbliche, ritengo che serva in termini molto veloci e con costi nemmeno esorbitanti il territorio cavrigliese. Un esempio banale. Esiste un'importante azienda che produce supporti farmaceutici nel territorio di Cavriglia, ha pagato di tasca sua i cavidotti e si è portata la DSL. Ritengo che questa sia la cartina di tornasole per certe cose. Altro esempio che non riguarda il comune di Cavriglia ma che fa comprendere l'importanza di certe realtà. Conoscete tutti l'importante industria erboristica Aboca Erbe nella zona di Sansepolcro. La zona non era servita da collegamenti internet veloci. Ebbene Aboca, all'epoca ero ancora consigliere provinciale, pose di fronte alla provincia un out-out, o mi servi o me ne vado in Umbria dove sono servita. La provincia ha fatto azioni in tal senso. Dici cosa fai propagando il tuo avversario? No, metto in evidenza un aspetto che è importante evidenziare e ritengo che cumulando il progetto banda larga e mettendo in moto una sinergia con dei privati si possa ottenere con costi limitati e in tempi molto veloci. Grazie mille per la tempistica, andiamo in pubblicità e torniamo fra poco. Sempre con Decoder, lo speciale su Cavriglia, fra poco. Valentino. Ivano? Valentino.